Salve a tutti, SR Cristiano che parla, buon anno. Innanzitutto, perdonate l'assenza delle ultime due settimane, ma i motivi sono ovvi, cioè il periodo di festa e il fatto che, stando in zona rossa, sempre casa occupata di persone, di gente, riuscire a mettersi davanti alla telecamera, a scrivere, mettersi qui 10 minuti diventa difficile, in più c'è la mia ragazza da Bologna, quindi che dire, una serie di impicci che hanno portato a un'assenza di due settimane, ma adesso si ricomincia, si recupera, Roma che ha finito l'anno scorso al terzo posto e quest'anno si riconferma ancora saldamente la posizione con la vittoria contro la Sampdoria per 1-0, gol di Edin Dzeko, assist di Karsdorp, mi piace ricordarlo. Che dire di questa partita? Una partita secondo me giocata perfettamente dalla Roma su un campo difficilissimo, perché sappiamo benissimo che il gioco della Roma tende al fraseggio stretto, al fraseggio veloce, alla corsa sulle fasce, tendenzialmente a un gioco palla a terra, e con un campo come abbiamo visto ieri questo viene sicuramente messo in difficoltà, messo a rischio. Nonostante questo, una Roma che ci crede fino all'ultimo, porta a casa una partita importante, ripeto, per mantenere il terzo posto in classifica e recuperare altri punti sulla Lazio, anche se ormai, vista la posizione di classifica, penso che non sia più un pericolo concreto. Tutte le altre lì davanti vincono, quindi era importante tenere il passo. Che dire, contro un maestro della difesa come Ranieri, questa vittoria significa tanto. Significa tanto per due motivi. A, che la squadra c'è, la squadra ci tiene, la squadra vuole continuare a lottare. Che questa partita noi l'abbiamo vista tante volte. Questa era la classica partita che la Roma va a perdere 1-0. All'ottantesimo una palla carambolata in aria, gol del semi sconosciuto di turno, mentre dall'altra parte il portiere avversario fa il fenomeno. Invece questa volta è andata diversamente. Assist di Rick Karsdorp, che è un giocatore ritrovato, è un giocatore nuovo, un terzino affidabile, grazie alla cura Fonseca, di questo sono contentissimo di aver trovato un titolare sulla fascia che ti dia sicurezza e non essere costretto a avere il magone di vedere in campo Bruno Perez e Santon. Gol di Dzeko, una partita, la sua va detto, abbastanza in ombra, ma col gol sicuramente ripaga tutta la prestazione. Un Villar sempre magnifico, in grande spolvero, un Villar che detta gioco, un Pellegrini che da trequartista dà il meglio di sé, come non lo dà forse sulla mediana, una Roma che gira bene in tutti i reparti. Paolo Lopez è forse stato impegnato una volta su un tiro che forse sarebbe andato sulla traversa, quindi, ma che comunque lui ci mette la manona per parare, e poi poco altro. Insomma, una partita a senso unico che la Roma doveva vincere, ti serve per la classifica. Io continuo a dire, in questo campionato di Serie A ad oggi l'unico avversario che io vedo pericolosissimo è l'Inter, un Inter che adesso non ha più le coppe, un Inter che deve recuperare dalla bruciante delusione di essere uscito contemporaneamente da Champions League ed Europa League. È una Roma che può lottare fino all'ultimo e sperando di toglierci delle piccole soddisfazioni. È una Roma che continua la sua striscia positiva, una Roma che dà continuità al risultato, una Roma che dimostra ancora di essere una squadra con gli stessi interpreti che si confermano grandi. Teniamo d'occhio Villar, speriamo in Karsdorp, attendendo il ritorno di Calafiori che ha avuto un guaio muscolare, di Spinazzola, stesso discorso anche per lui. Una Roma che ce la può fare, speriamo in un mercato di gennaio che vada a puntellare quei ruoli mancanti, probabilmente serve un terzino, probabilmente serve un piccolo innesto a centrocampo, un innesto là davanti, e si spera un portiere. Questo non lo so, dipenderà dalla società se continuerà a puntare su Paolo Lopez, se ci sono acquirenti per lo stesso. La questione portiere è da definire. Secondo me c'è molto poco da dire, per cui oggi io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.